mi ha raccontato che aveva letto il libro Vecchioni, che gli era piaciuto, che ogni tanto nei concerti citava anche degli aneddoti ricavati dal libro, e io gli ho detto: chissà se mi scriverà un pensiero. Non pensavo alla prefazione, perché dopo Fiore alla Manoia mi sembrava che qualunque prefazione non sarebbe andata bene. E ma quando lo scrive sicuramente, guarda, anzi, facciamo una cosa, chiamami quel giorno lì alle 2:30 che mi trovo con lui e sentiamo cosa dice, no? Io chiamo al numero di Massimo Germini e mi risponde Roberto Vecchioni e mi dice: ma certo che te la faccio volentieri, ci mancherebbe, ti mando un pensiero. E io dico: guarda, l'unica cosa è che domani dobbiamo darlo, o dopodomani dobbiamo darlo in tipografia, o me la mandi subito. E mi ha mandato la prefazione proprio del libro, quindi è stata una cosa bella. Roberto Vecchioni l'ho conosciuto tantissimi anni fa telefonicamente, perché io insegnavo, quando insegnavo avevo introdotto lo studio dei suoi testi nella letteratura italiana, qualche presi da allora storceva il naso un pochettino, no? E quindi ero in contatto con lui per telefono, ci chiamavamo, non c'erano i cellulari, negli intervalli io dal mio liceo chiamavo la segreteria del suo liceo dove insegnava e me lo passavano e chiacchieravamo così. Poi ho qualche concerto suo. L'abbiamo conosciuto e portata dal Benga in occasione della Fionda nel 2012. Le cose sono andate così. Vi annoio un pochettino, ma è bello anche conoscere questi aneddoti. Eravamo a Sanremo per ricevere un premio. Ogni provincia era stata selezionata con un evento per essere premiata, l'evento migliore dell'anno per quella provincia. Noi eravamo stati selezionati, senza nessun appoggio, per il premio Fionda di Legno che avevamo dato a Milena Gabanelli. Ogni manifestazione, una per provincia, riceveva questo premio. Poi tra le quattro province veniva scelto il super premio della cultura dell'anno, premio culturale dell'anno, e abbiamo vinto noi. Quando il presentatore annunciava e diceva, e adesso non mi ricordo le manifestazioni, ma tipo Festival Jazz di Portofino, finanziato dalla regione con euro 35.000, poi Festival del Barocco a Imperia di qua, contributo regionale euro 20.000, e poi ha detto: assegniamo il super premio alla Fionda di Legno dei Fiori Carucci di Albenga. È finito lì, no? Vecchioni, che era tra il pubblico perché era l'ospite d'onore, mentre noi scendevamo dal palco, lui saliva per andare a cantare la sua canzone, le sue canzoni, no? E mi dice: scusa, ma voi finanziamenti niente? Dico: no, un piccolo contributo dal comune, dei finanziamenti niente. Quindi parlavano di 35-40.000 euro, poi voi non hanno detto niente. Dice: ma cos'è sta Fionda? Io ho detto: lei sarebbe un ottimo vincitore della Fionda. E lui mi dice: sì, ma che cos'è? Ho detto: guardi, la diamo a chi ha tirato delle buone fiondate. E lui ha detto a un suo collaboratore: dagli la mail di mia moglie che gli scriva, che mi spieghi bene tutto. Ed è venuto poi ad Albenga, quindi per questo le cose nascono così. Adesso...